Ma quanto possono essere difficili e scomode da fare le semine primaverili? Innanzitutto dobbiamo sempre stare attenti a distribuire la giusta quantità di semi, e spesso ne cadono più del previsto. Dobbiamo fare attenzione a distanziarli adeguatamente, ma a complicare la situazione non solo una posizione che è piuttosto scomoda, soprattutto per chi è anziano o come me, oltre ad essere anziano, ha anche qualche problema sulla schiena, ma a complicare la cosa, come dicevo, sono anche le formiche che vanno a rubacchiare e portare nelle loro tane questo nettare prezioso, quindi vanificando tutti i nostri sforzi. Allora, nella fantastica puntata di oggi ti mostrerò un metodo facile, veloce e soprattutto efficace che ti permetterà di velocizzare questa operazione. Quindi cominciamo subito. Andiamo! Eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse, io sono Claudio, in questo canale si parla di orto e come ti ho detto nella intro, oggi ti mostrerò un metodo molto efficace per velocizzare la semina. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un rotolo di carta igienica, eccolo qui, ce l'abbiamo, possibilmente utilizzate uno completamente bianco e soprattutto privo di profumi, un bricchetto, un nebulizzatore con l'acqua, io sto utilizzando una vecchia bottiglia dell'aceto, qualche sasso, eccoli qua, e soprattutto i nostri semi. Io questa settimana andrò a seminare i semi di ravanello, che tra l'altro sono molto molto piccoli. Prima di cominciare con questo video tutorial, però, ti ricordo che anche questa settimana metteremo in palio il nostro sacco da 20 kg di humus di Lombricovermi Re. Vincerlo è semplicissimo, ma mi raccomando, guarda il video fino alla fine perché ti spiegherò come fare. E adesso iniziamo il nostro tutorial. Come prima cosa srotola il rotolo di carta igienica su di un tavolo e mi raccomando, posiziona all'estremità ma anche al centro un bel sasso proprio per evitare che la carta voli via. A questo punto usa un nebulizzatore per spruzzare l'acqua. Questo passaggio è molto importante non solo per umidificare la carta e quindi evitare che questa voli, ma soprattutto per bagnare il seme e favorire la sua germinazione. Ed eccoli qua, è arrivato il momento di seminare. Io in questo caso sto utilizzando dei semi di ravanello, ma questa operazione è possibile fare con qualsiasi altro ortaggio. In questo modo puoi approfittare per seminare i semi alla giusta distanza. Spesso questa informazione viene fornita nel retro della busta. Io in questo caso sto mettendo un seme ogni 5-6 cm e coincide con lo strap, quindi ogni strap metto un seme. Eccolo qua, questo è il risultato finale. Mi raccomando, ogni tanto andiamo a bagnare sempre, ma senza esagerare. Una volta aver disposto tutti i semi sul nostro nastro, è arrivato il momento di chiuderlo. Quindi andiamo a ripiegarlo al centro ed ecco, il risultato è pronto. Io nel frattempo ho preparato la buchetta dove andrò a posizionare il mio rotolo di carta e consiglio anche a te, prima di andarlo a disporre, di effettuare una buona concimazione. Puoi usare del compost, io in questo caso sto utilizzando dell'humus di lombrico. Adesso posiziono il nastro con i semi all'interno della buchetta, effettuo una ulteriore bagnatura ed è arrivato finalmente il momento di ricoprirlo. Questa operazione è piuttosto delicata, i semi non devono essere rovesciati e a questo punto, una volta fatto, andiamo a comprimere un pochino il terreno. Effetto questa operazione anche sull'altro lato del pianale e il gioco è fatto. Allora,
Allora, spero innanzitutto che questo video ti sia piaciuto e ti invito veramente a provarlo, perché riuscirai ad ottenere dei risultati interessanti e soprattutto queste formichine che ci vanno a rubacchiare i semi nel terreno, insomma, eviteranno poi di farlo proprio perché la carta tenderà a proteggere il seme. Tra l'altro la carta si bagnerà molto facilmente, si degraderà e quindi le nostre piantine riusciranno a spuntare nel giro di pochi giorni dal terreno. Allora, prima di chiudere la puntata, così come ti ho promesso, anche questa settimana mettiamo in palio il nostro sacco da 20 kg di humus di lombrico. Vincerlo è veramente semplicissimo. Ti basterà scrivere nei commenti la ruota, ok, che questa settimana, mi raccomando, non è Roma ma è Milano, quindi devi scrivere Milano e il primo numero che pensi che venga estratto. Mi raccomando però, perché innanzitutto è importante che tu sia iscritto al canale e come ultima cosa che abbia messo mi piace a questo video. Tra l'altro, ragazzi, è facilissimo ed è soprattutto è gratis. Bene, non mi dilungo ulteriormente, in bocca al lupo a tutti i giocatori e noi come sempre ci vediamo ai prossimi fantastici video. Buona domenica, ciao!